Quale è stato il primo giorno di chiusura? Il giovedì? Il martedì. Il martedì eravamo in giunta, erano le 13:30 passate, e ha chiesto di entrare e parlare con la giunta con una certa urgenza l'ingegnere Sascaro, che voi sapete che è l'ingegnere che sta facendo i sondaggi per alla Vittoriano da Feltre, per stabilire se questa è una scuola sicura, cioè tutte le cose che abbiamo avviato ora ma che ci portiamo a metterci indietro da anni, per cui si parte dal terremoto sui problemi di stabilità della scuola Vittoriano da Feltre. L'ingegnere Sascaro, molto preoccupato, devo dire molto angosciato da questa notizia, mi dice che sotto il piano stradale, quindi non sotto la scuola, ma a livello di alcuni carotaggi effettuati sotto il piano stradale, è risultata esistente una grossa caverna, una grossa cavità che mette a repentaglio la incolumità di tutti, perché è vero che sinora non è successo niente, ma non lo sapevamo. Nel momento in cui l'ingegnere Sascaro ci ha resi edotti della presenza di questa enorme cavità sotto il piano stradale, abbiamo dovuto procedere allo stabilire quale fosse l'entità della caverna, di cosa si trattasse. Qualcuno parlava di una vecchia camera dell'acquedotto Giardi, qualcuno faceva altre ipotesi. La verità è che comunque la strada era sospesa sul vuoto, quindi a repentaglio eravamo tutti. Ci siamo passati per anni, non lo sapevamo, ma nel momento in cui siamo stati a conoscenza del problema, ho provveduto alle 14, abbiamo giusto preso per via telefonica la preside, e abbiamo annunciato che chiudevamo immediatamente la viabilità e la scuola per effettuare un... La viabilità no, la strada è sempre, la strada è sempre. Se lei non vuole che io parli, io vi sto raccontando cos'è successo, poi cosa sta facendo la ditta, se lei mi fa arrivare, è stato calato... Poi me la posso intervenire, no? Qua siamo. È stato calato un fibroendoscopio e quindi una telecamera, ed è stata valutata la ampiezza della caverna. Visto che il problema esisteva e che il rischio di crollo c'era, era imminente ed era insomma vero, abbiamo dato incarico, prolungando quindi fino a fine settimana e fino a fine dei lavori la chiusura della scuola, non per un nostro capriccio ma per rendere sicura la strada, cosa che forse, se me lo consentite, non aveva fatto nessuno, o nessuno si era preoccupato mai di verificare su cosa è poggiata quella scuola, su cosa è poggiata la strada, su cosa sono poggiate le fondamenta di tutti i nostri edifici, soprattutto quello in cui vanno i bambini. Ho parlato poco fa con l'ingegnere Sascaro, che ha concluso i lavori e che domani, infatti è una cosa che farò ora, provvederemo alla riapertura della scuola. Però voglio far capire, se me lo consentite, poi ognuno può dire chiaramente quello che vuole, è stato fatto un intervento per mettere in sicurezza strada ed edifici, perché lì sotto sembra che ci sia una serie, e i sondaggi lo stanno rivelando, di problematiche che dovremo andare a colmare. Se poi ogni cosa è presa come il problema mensa, che è un problema cogente, un problema che conosciamo, un problema stamattina appena finiamo e appena faccio l'ordinanza di riapertura delle scuole apriremo le buste della nuova gara d'appalto della mensa, ove mi auguro che vinca una ditta che sia di gradimento vostro prima di tutto, ma che soprattutto lavori e operi nella maniera migliore per i nostri bambini. Però anche in quel caso si è giocato, voglio dire, politicamente, e si è fatto un caso nazionale di qualcuno che ha vinto una regolarissima gara d'appalto a ribasso, come sono le gare d'appalto italiane, criticabili per come possono essere, perché a ribasso più scende il prezzo più immondizia si dà probabilmente, però le gare sono queste. E qua c'è il vicequestore che forse può dirne qualcosa di me: intervenire sulle gare d'appalto si chiama turbativa ad asta, che è reato penale. Abbiamo